colonnate nel traffico per ore e ore, come ci raccontava poco fa Diego Venanzoni. Buongiorno, buongiorno Umberto De Gregorio. Buongiorno, buongiorno a voi. Ben trovato, Presidente dell'EAV. Ieri una giornata particolare di passione per il traffico di Napoli, non solo perché al Vomero appunto c'è stato il crollo di un albero e quindi la viabilità è stata deviata su quella che è un'area pedonale da 30 anni che non era stata mai più violata. Poi c'è stato anche lo sciopero, questo nazionale del trasporto pubblico, che comunque ha creato momenti di difficoltà per gli utenti. Ecco, che giornata è stata ieri, Umberto? È una giornata molto complicata perché è stata davvero una miscela esplosiva, nel senso che ha lo sciopero dei ragazzi firmatari del contratto collettivo nazionale, quindi diciamo una buona fetta dei lavoratori del settore locale, che ha sostanzialmente paralizzato un po' tutto il trasporto pubblico locale in tutta Italia, in particolare a Napoli, città, ma anche appunto in una città all'Interland, alla Vesuviana, alla Cumana, quindi era già un tempo pubblico, si è aggiunto un tempo molto brutto che ha causato per esempio allagamenti in alcuni tratti delle linee ferroviarie verso Poggio Marino, da Fasi, devo dire, e c'è stato anche questo problema e quindi effettivamente è tornata per i poveri pendolari complicata, diciamo complicata, ma brutta. Probabilmente anche la riapertura delle scuole ha inciso un po' su La questa. riapertura delle scuole che ancora, diciamo, piano piano sta avvenendo. Ecco, per quello che riguarda invece, riprendiamo un po' i ragionamenti dei cantieri, delle novità che riguardano appunto EAV, come siamo messi, quali sono le ultime questioni che possiamo qui sottolineare, Umberto? Ma come siamo messi? Siamo messi diciamo siamo messi come ci siamo lasciati da fine luglio, con i problemi che ci sono, in particolare sulle linee italiane dove i treni sono molto vecchi, soggetti a problemi di varia natura, però con una notizia molto importante che fa guardare con più fiducia al futuro, perché il treno della Vesuviana nuovo ristabile è già a San Giovanni a Teduccio, è stato montato, iniziano le prove, quindi inizia tutto quel faticoso percorso del primo treno nuovo su 56 contrattualizzati, che noi speriamo possano presto diventare 100, perché c'è un accordo quadro, dobbiamo fare una nuova gara, dobbiamo solo trovare i soldi per passare da 56 da un contratto da 56 a 100. E quindi diciamo che oggi il treno nuovo non è più qualcosa di ignoto, è lì fisicamente, tra la circolare di notte, vedrà. Ci vorrà del tempo, come sappiamo anche per la storia della metropolitana di Napoli, poi le prove per il primo treno in particolare sono lunghe, però superato lo scoglio del primo treno, noi poi speriamo di poterne mettere rapidamente altri. Quindi abbiamo un obiettivo, 10 treni nuovi entro la fine del 2025, 56 treni nuovi entro la fine del 2026 sulla Vesuvia. È l'unica linea ferroviaria dove ancora non ci sono treni nuovi, perché su tutte le altre linee, sulle linee ferree, come sulla via di Mo, in evento che poi è chiusa per i lavori all'infrastruttura, ma i treni nuovi sono già arrivati. I pullman nuovi sono ormai sul settore gomma, la stragrande maggioranza di quelli che circolano. Quindi il vero problema era la Vesuviana, è ancora la Vesuviana, perché ogni mese che passa i treni che hanno 40-50 anni ovviamente presentano segnali ancora più complicati, Certo. però la prospettiva è una prospettiva che ci fa guardare con fiducia. E sulla questione anche della gestione dei trasporti incide anche quella della sicurezza. C'è una storia molto bella che tu hai voluto raccontare, l'abbiamo presa dalla tua pagina di Facebook, che riguarda Dipendente. una persona che si chiama appunto Salvatore, no? No, Salvatore. non si chiama, allora questo lo diciamo subito, fra poco sto per fare anche una cosa, non si chiama Salvatore, si chiama Emilio Esposito. Io l'ho chiamato Salvatore perché è stato un salvatore di queste ragazze, ma il Ah, suo nome quindi vero, nome e come nome ne hai precisteremo a fatto. breve. Esatto. Ecco, che storia è questa? Perché è una storia che va raccontata, perché molto spesso si parla di isolamento, no? Del fatto che nessuno si occupa di quello che accade intorno a sé, però questa di
che tu appunto racconti. Emilio, la storia di Emilio è una storia di uno che non ha voltato la faccia dall'altra parte, ecco. Semplicemente. Vede un problema e non si gira dall'altro lato perché è comodo, ma come dire, si pone con tutta la sua capacità a risolvere il problema. Emilio è stato ricevuto anche dal prefetto di Napoli proprio perché il suo gesto è un bel gesto. Qual è il gesto? Che una notte del 3, la notte del 3 settembre camminava, usciva dal deposito di Agnano, la sua prima corsa alle 4:30 e vede strattonate da un signore più anziano che se le voleva tirare in macchina. Allora dice: ma che sta succedendo? Le ragazze urlano, piangono. Si avvicina, capisce che c'è una situazione di grande difficoltà, apre le porte e urla alle ragazze: salite, salite sul pullman. Le ragazze riescono a svincolarsi e salgono su. Il signore che voleva dare problemi alle ragazze insegue il pullman, Emilio non si ferma, ma a un certo punto a un semaforo si deve fermare, questo signore, mezzo pazzo evidentemente, arriva vicino al finestrino del guidatore, rompe, con un clic gli dà una botta in testa, il povero Emilio ha dovuto subire 3 punti. Però continua la sua missione, diciamo, lavorativa, in questo caso appunto da salvatore, cioè salvifica nei confronti delle 2 ragazze che poi vengono poi messe in sicurezza, arrivano le forze dell'ordine, questo signore, tra virgolette, delinquente, viene fermato dalle forze dell'ordine. E quindi è una bella storia perché una persona, un autista, una persona di una certa età che avrebbe potuto evitare tutto questo casino, evitare una botta in fronte, invece è molto contento di aver, dice: no, ma con quale botta? Non fa niente. Il problema è che le 2 ragazze sono salve. Addirittura una delle 2 ragazze, appena 17 anni, era incinta. Quindi, come dire, questa cosa lo ha particolarmente colpito. Poi, un eroe senz'altro. Ha anche una storia personale che ha raccontato in questo video, che è postato, molto intensa, molto, molto dura per la verità. Quindi doppi complimenti ad Emilio. Bene, bene Umberto. E allora, con queste prospettive, naturalmente noi riapriamo il dialogo con EAV, con il suo presidente, per stare sempre in una domanda politica. Certo, c'è Raffaele Ambrosino che vuole farti una domanda, sì. Umberto. Vado sulla... Buongiorno Raffaele. Ciao Umberto. Ciao. Vado switch dai trasporti alla politica. I nuovi treni che hai annunciato arriveranno durante la prossima consigliatura. La maggior parte dei treni arriveranno tra qualche anno. E ci sarà un nuovo consiglio, ci sarà un nuovo presidente, oppure ci sarà l'attuale presidente, il terzo mandato verrà, ci sarà la possibilità di fare un terzo mandato, ci sarà un ritorno a proporzionale puro e quindi un cambio totale della legge elettorale per sfuggire alla tagliola del terzo mandato. Tu che hai rapporti intensi con il presidente della regione, comunque sei un attento osservatore politico in generale, come va a finire questa storia del terzo mandato secondo te? Lo chiedi a me, che appunto sì, sono uno che si appassiona come te anche alla politica, ma ovviamente la segue persone. Credo che il presidente De Luca abbia chiaramente manifestato che la sua intenzione è di candidarsi e quindi, e conoscendolo, mi sembra una persona molto decisa. Quando prende una linea difficilmente la cambia. Ovviamente il tentativo è di avere una candidatura che sia il tuo schieramento di centro. Quindi c'è una dialettica aperta con il Partito Democratico, dove la segretaria aveva posto qualche problema. C'è una dialettica aperta, secondo me, anche con il Movimento 5 Stelle, che sta vivendo anche lui momenti diciamo molto complicati. Di cambiamento, cioè una parte. Bisogna capire che succede fra 6 mesi, quale sarà il quadro, per nome lui sarà ancora così forte. La Schlein che piega prende, perché anche la Schlein sta manifestando una, come dire, una sensibilità, un'apertura che forse inizialmente non tutti avevano, compreso il sottoscritto, non aveva immaginato. Quindi il quadro è in evoluzione. De Luca è uno che, se c'è una cosa in testa, la porta avanti. Io mi auguro che ci sia una soluzione unitaria per avere un candidato del centro-sinistra che potrebbe essere presidente della regione attuale, Vincenzo De Luca. Bene, bene. Allora Umberto, grazie delle tue riflessioni. Ovviamente tue informazioni. I treni della Vesuviana arriveranno, chiunque sia al governo, sia in regione. I treni ci arrivano comunque, perché ormai noi sono siamo stati contenti di questo, ordinati. Non è che il treno ormai è partito.
treno è partito e speriamo che arrivi presto, e per i cittadini, non è né per la destra né per la sinistra, per Gregorio, per Ambrosini. Grazie Umberto. Grazie a voi, buon Umberto lavoro. De Gregorio. In chiusura, Ramona, se può.